Allora ragazzi, siamo con Marco Rossagni che è il capo del team incordature di Wilson Italia, giusto? Per gli internazionali d'Italia 2023. Come sta andando questo lavoro? Bene, faticoso abbastanza perché abbiamo, diciamo, delle difficoltà di ordine logistico, abbiamo i numeri di uno slam, quindi non ci stiamo tutti insieme in un'unica sala, abbiamo dovuto splittare in due le macchine, ci sono 17 macchine e quindi vengono le difficoltà dal fatto che dobbiamo muovere tutte le racchette, le corde, gestire gli uncourt, come sentite ci sono un sacco di radio, un sacco di chiamate, molto complesso. Senti, un po' di curiosità su questo mini slam in realtà, perché questo qua è quasi uno slam, quest'anno su due settimane, tantissimo lavoro in più anche per voi. Che range di tensioni vengono adoperati? Che tipo di incordature state facendo soprattutto? Beh, la tensione in range resta quello medio, dei 22-23 kg per quanto riguarda la tensione, in media ovviamente. Okay. Le donne tendenzialmente un pochino più alte. Ah sì? Tendenzialmente sì, è sempre così, tant'è che i picchi di tensione più alti sono comunque sempre nelle donne. Abbiamo la Strisova, okay, che come sempre fa i suoi 35 kg con 10% di pre-stretch, e Ulrike Ikeri che fa 88 pounds, che sono circa 40 kg. Madonna! Col 20% di pre-stretch, quindi un livello di tensione che neanche la macchina sopporta. E quanta ansia vi viene quando incordate con 40 kg? Dici la verità. Beh, la paura che la corda si rompa c'è sempre, la tensione è molto alta, basta un angolo un po' più chiuso per creare dei problemi. Diciamo che sono tensioni molto particolari, vengono di solito gestite magari agli incordatori un pochino più esperti che sanno come risolvere questo tipo di, diciamo, di problemi, ecco. E in media quante racchette vi portano ogni giorno per da incordare? Beh, calcoliamo che qui stiamo parlando di numeri da slam, quindi come negli slam il numero si attesta sempre qua da un minimo di 4 racchette a 5-6 racchette, più come al solito esagerati se vogliamo è il buon Davidovic Fokina che stabilisce sempre la sua media di 6 racchette e poi se arriva a 7-8 racchette dipende dal contesto. E una curiosità, chiedono sempre la stessa tensione o magari qualcuno chiede qualche racchetta più, con qualche chilo in più o in meno rispetto al gruppetto? No, di norma è sempre la stessa tensione, fanno come diciamo noi facendo un po' ridendo, scherzando, il tassello all'anguria, no? Prima assaggi e poi vedi se ti piace. Ecco, loro fanno uguale, fanno la prima tensione per capire se la macchina, il clima, l'incordatore garantisce quello che loro desiderano, dopodiché fanno dei piccoli aggiustamenti confrontandosi con noi, mezzo chilo in più e meno. E poi li mantengono in sostanza. E poi li mantengono tendenzialmente. Qualcuno alle volte cambia tensione, fa più racchette, ha più tensioni diverse perché se le gestisce autonomamente in funzione del feeling durante il match, di quello che ha bisogno di implementare o di ridurre, quindi si gestiscono, non è inusuale che ci siano anche tensioni diverse, assolutamente. Ok, ti faccio una domanda tecnica così facciamo contenti anche gli amici di Wilson. Come va questa macchinetta qui? Parlacene un poco. La macchina, beh, Baiardo è sicuramente una delle macchine più diffuse a livello planetario nei tornei. È una macchina di alta gamma. Esiste due versioni, la Baiardo e la Baiardo Light. Ovviamente quella più usata è la Baiardo, in questo caso quella appunto col touchscreen, il piede con le impostazioni regolabili in altezza. È studiata più per i tornei, ma è ovviamente largamente diffusa anche nel lavoro normale. Nei tornei è particolarmente utile perché lavorando tanto abbiamo la possibilità di inclinare la macchina cambiandola tra le verticali e le orizzontali. Anch'io all'inizio non gradivo questo setup, ma in realtà dal punto di vista biomeccanico aiuta l'incordatore a non soffrire di tensioni sulla catena posteriore e ovviamente ha anche delle funzioni un pochino più avanzate che consentono di espletare il lavoro più velocemente. E io ho visto un aggeggio qui dietro, un qualcosa di molto interessante che vorrei mi raccontassi. Sì, questo è vediamolo subito, una nuova macchina diagnostica completa, parliamo in questo caso del Wilson Baiardo Tune Pro.
Esiste poi la versione Tune, okay, quindi la versione più semplice, ma molto molto già complessa. In questa versione la Tune Pro ha anche un braccio attuatore. È una macchina diagnostica che fondamentalmente lavora sui parametri basici delle racchette, delle rilevazioni, quindi peso, bilanciatura statica, bilanciatura dinamica, per poi andare a fare le customizzazioni, addirittura con un algoritmo integrato con una modalità live tuning. Ok. Quindi che tempo reale ti dice qual è il tempo reale, a seconda di dove metti il peso, ti dà il risultato che puoi ottenere, okay, di peso, bilanciatura e swing. Oppure ha una seconda modalità, un live tuning mode 2, che invece tu richiedi il target delle specs, okay, indicate, e inserendo queste specs ti dice esattamente dove andare a posizionare cosa. Bello. È molto un po' ti ruba il lavoro, però voglio dire, in realtà lo facilita. No, lo facilita, in realtà lo facilita, non lo ruba, perché non è, te la dico proprio fuori denti, non è una macchina per incompetenti, okay, è una macchina che aiuta chi deve fare il lavoro, è una macchina che dà possibilità a chi non ha grandi competenze di essere aiutato, ma è comunque una macchina che deve essere usata da qualcuno che è in grado di capire quali sono le differenze, perché la macchina fa tantissime cose, ovviamente poi a un livello più profondo di personalizzazione la macchina diventa un ausilio alle competenze, certo, del tecnico, quindi ci vuole sempre un tecnico dietro. Assolutamente, quindi, sì, certo. Don't try this at home, no, come nel wrestling, no, esatto. Insomma, il famoso dai, no, esatto, do it yourself, ormai non è su queste cose, okay, non è consigliabile assolutamente. Marco, io ti ringrazio. Grazie a te. È stato un piacere anche per me. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.